Ripartendo però dalle famiglie, dal forum, Gigi De Palo, cos'è questa iniziativa? Un euro a famiglia, da parte di chi e per chi? Molto semplicemente, durante il lockdown le famiglie hanno tenuto botta, ma non solo, hanno anche voluto dare il loro contributo e quindi abbiamo ricevuto con il forum delle associazioni familiari tanti messaggi di famiglie che avevano un contratto, diciamo, più strutturato, che mettevano a disposizione le loro risorse per famiglie che magari erano partite IVA e quindi non potevano andare a lavorare. E quindi con la fondazione del forum abbiamo strutturato questo progetto che è un euro a famiglia, dove noi invitiamo tutte le famiglie d'Italia a dare il loro contributo. Basta un euro al mese, un euro l'anno, un euro a settimana, quello che possono, per aiutare altre famiglie. È una sorta di azionariato popolare delle famiglie per le famiglie, perché siamo molto più vicini di quanto ci immaginiamo, e dove non arrivano lo Stato, dove non arrivano, no, magari per situazioni burocratiche e di lentezze, arrivano le famiglie che si aiutano. Ecco, De Palo, loro. Come si può fare ovviamente questo versamento di un euro, come diceva, a settimana, al mese, a un anno, e poi con quale criterio lo redistribuite? Allora, si può andare sul sito www.fondofamiglie.org, dove c'è appunto sia la possibilità di donare, sia la possibilità di chiedere aiuto. La distribuzione verrà fatta in maniera molto oculata, tenendo presente i parametri dell'Istat, e quindi la perdita del lavoro di uno dei componenti della famiglia, purtroppo ai noi la nascita di un figlio o la presenza di più figli, che è la seconda causa di povertà, e poi successivamente sappiamo che di 444.000 lavoratori che hanno perso il lavoro, 300.000 sono donne, quindi anche il tema delle donne. Ripeto, utilizzeremo i parametri dell'Istat, soprattutto quello del numero dei figli. Eccolo qua, fondofamiglie.org, faccio vedere il sito, un euro a famiglia, partecipa anche tu, molto semplice, basta cliccare sul sito. De Palo, un'ultima domanda, siete stati ricevuti voi da Draghi? Ha sentito da Draghi riferimenti importanti alle famiglie? Allora, non siamo stati ricevuti, ma dico la verità, ci interessa il giusto, perché ci interessa essere ricevuti adesso che è Presidente del Consiglio, perché poi nelle consultazioni, diciamo, importa il giusto. Insisteremo e stiamo insistendo sul tema dell'assegno unico, che venga fatto con i criteri giusti, perché le famiglie hanno necessità di avere risposte, e perché ci sia un piano per la natalità all'interno del recovery plan, che si chiama Next Generation. Allora, o cambiano il nome e non lo chiamo più Next Generation, oppure inevitabilmente deve esserci un piano per la natalità, perché è la nuova questione sociale. Se crolla la natalità, crolla il welfare, crollano le pensioni, crolla il sistema sanitario, crolla un po' tutto. Quindi, al di là di tutti i progetti che ci sono, facciamo ripartire la natalità, altrimenti il nostro paese game over. Lo sappiamo bene. Grazie De Palo, grazie per essere stato con noi, grazie Presidente del Forum Famiglie. Già le difficoltà